oggi c'è questo esordio su DTV canale 210, dopo devo leggere un messaggio che è già arrivato, vi ricordo 320 7931 494. E secondo te perché mettono solo belle donne in copertina o sui giornali? Ma diciamo delle donne, cioè è quello che al momento è il punto magari irraggiungibile. Perché il caso bello... degli uomini, che ne so, un bellissimo uomo tutto con tartarugato e non mai, non so, tipo un pelato. Il pelato c'è. Parli che va molto di moda, sarà anche utile perché io diversamente non potrei fare, quindi deve andare di moda. No, però questa cosa del, come dire, dell'apparire sui giornali, ma comunque non dico sui quotidiani, ma sulle riviste, non so, quelle settimanali o mensili, si fa sempre, come dire, riferimento a questa smodata bellezza, queste splendide donne, questi splendidi uomini, mai, non so, come abbiamo visto nel video, un bel signore o una bella signora in carne. Secondo ma te? No, si guarda, ma è il discorso dell'apparire che però non è la bellezza in sé per sé, cioè fa più colpo sicuramente un fisico, non so, scolpito, ben curato, tutto abbronzato, che ne è magari quello che può essere invece del tuo fisico che vedi tutti i giorni. Quindi ci colpisce di più una cosa irraggiungibile che ne è una cosa che vedi tutti i giorni. È sempre una storia di modelli, che la pubblicità propone. C'è una grossa polemica tra appunto chi vorrebbe fare una pubblicità più realistica e chi invece propone modelli quasi irraggiungibili tipo Photoshop. Ecco, sì. Questo è il vero problema, però ricordiamoci che una bella donna, da che mondo è mondo, come dire, è preferibile a brutte presenze. Ecco, adesso non voglio scendere in particolari, sì. Ecco, però sicuramente sentendo anche i commenti delle donne che guardano anche le riviste oltre che la televisione, perché sono le donne che guardano le donne, attenzione, noi pensiamo che siano gli uomini che vengono attratti dalla ragazza vicino all'automobile, no, così. Sono anche donne che sono le donne che sono le prime che criticano, guardano, vedono e tendono appunto a, come dire, ad assomigliare a questi modelli. Ti faccio una domanda, ma non è mia, perché arriva da Giovanna che ci ha mandato un messaggio. Ciao Giovanna. 320 7931 494. Giovanna, che sta guardando da Rimini, ti chiede come si fa a scegliere la notizia di prima pagina. Intanto ciao Giovanna, sei in un posto più bello sicuramente del nostro, perché Rimini è sulla riviera, quindi io per il mare. Niente, come si fa a scegliere la notizia da leggere sul giornale? Come si fa a scegliere la prima notizia più che, non so, un'altra notizia? Cioè, che cosa determina fatto di scegliere, secondo la domanda di Giovanna, cioè, che ne so, il caporedattore, non so... Ah, chi la deve quindi pubblicare la notizia? Il comitato di redazione è quello che decide... Cioè, che sceglie e perché quella notizia... È il lavoro che faccio tutti i giorni io con i miei collaboratori, è la cosa più complessa, perché scegliere la prima notizia è ovviamente compito della sensibilità dei redattori cercare la notizia di primo piano, chiaramente, certo, sì. Perché si deve stare, come si suol dire, sul pezzo. Quindi se il momento storico è la protesta di alcuni operai, come sta succedendo in questo momento, le scioperi e quant'altro, si deve stare su quel pezzo lì. Non è un fatto che si deve correre dietro al sentire comune, è proprio un fatto di necessità di informare su quello che è l'attualità. La persona che legge o che ascolta un radiogiornale o che vede la televisione, come prima necessità, quando accende dice aspetto, guardo il telegiornale oppure aspetta, guardo il giornale, ha necessità di sapere che cosa sta accadendo in quel momento, perché ne deve trarre dei suggerimenti per la sua vita quotidiana, diciamo. Quindi la notizia principale deve essere quella che investe nel momento il lettore o il telespettatore o il radioascoltatore. Ecco, stamattina se si collegano al sito di www.ariacentese.com, qual è la prima notizia che si legge? In primo piano, ovviamente, oggi c'è la protesta di un'azienda di Sant'Agostino che si chiama Mirror SRL, che la vede al centro di una contesa abbastanza particolare, perché c'è una protesta da parte di una società che opera all'interno di questa azienda, non sono dipendenti dell'azienda, tengo a precisare,
e quindi hanno delle rivendicazioni sindacali da fare, hanno scelto di protestare bloccando l'accesso a questa ditta. Naturalmente questo fatto ha provocato grande eco sia sui giornali che sui telegiornali, soprattutto per il fatto che si blocca la possibilità di alcuni dipendenti di entrare nella propria azienda. È un fatto ovviamente che non può essere legale, e quindi ieri mattina in realtà alle 5:30 è intervenuta la Celere per rimuovere questo picchetto, poi alle 10:30 è stata una conferenza stampa, e quindi tutto questo riproposto sia in scritto, perché naturalmente è stato scritto anche un articolo, e poi c'è sempre all'interno dell'articolo la possibilità di vedere lo streaming del video di tutta la conferenza stampa e di tutto quello che è accaduto ieri. Quindi in primo piano c'è questa vicenda che sta investendo circa 60 lavoratori nel territorio centese di Sant'Agostino. Ecco, leggo un altro messaggio che arriva sempre al 320-7931-494, ce lo manda Mario, che dice: si è perso da qualche anno la bellezza di andare, non so, tipo a mezzanotte a comprare il giornale, invece adesso è tutto immediato, cioè tutto succede in quell'istante, praticamente sia la TV sia la radio, ma soprattutto i giornali online riportano la notizia. Lui dice che da una parte sicuramente si fa sicuramente molta più informazione, però lui preferisce il supporto cartaceo, lui è fedele al giornale di carta. Sicuramente quando qualcuno dice il giornale di carta fra 20 anni non esisterà più, forse un po' lo pensavo anch'io anni fa, in realtà non è così. Non è così proprio, ringrazio questo telespettatore per aver scritto questa cosa, perché fortunatamente la cultura ha bisogno anche di un attimo di tranquillità. È ancora bello mettersi lì 10 minuti a guardare il giornale, sentire il giornale tra le mani. Quindi è chiaro che ci sarà una, come dire, una riduzione, questo sì, però il pubblico del giornale rimarrà sempre, anche chi normalmente legge le notizie online, su Facebook, su Twitter, così il giornale lo deve tenere in considerazione, anche perché c'è un vecchio detto che dice carta canta. Quindi... Sì. Allora, abbiamo il tempo e il piacere di presentarvi, praticamente per quanto riguarda Ciao Radio, ma anche di TV in anteprima, il nuovo singolo di Vasco Rossi. A te piace Vasco? Sì. Lo vuoi presentare tu? No. No? No, ti lascio te. Che sei timidone. Sì.